In questi giorni, in queste settimane di vuoto assoluto, dove stiamo qua a cercare di trovare, pensare, immaginare che cosa Oda ci regalerà in questo 2023, mi avete chiesto in tanti che cosa io ho in mente per il futuro dell'opera, diciamo nel breve termine, quindi che cosa succederà nel momento in cui Egghead terminerà. E quindi i Mugiwara si troveranno costretti a lasciare quest'isola governativa in cui ci sta Vegapunk per andare da qualche parte. Allora, diciamo che il nostro punto fisso deve essere il ritrovamento del Road Poneglyph, il quarto, l'ultimo, ovvero la chiave per raggiungere Laugh Tale. Senza quello il gioco non esiste. Potremmo girare in lungo e largo tutto il mondo, ma senza indizi e senza alcun obiettivo da parte di Mugiwara è un po' difficile. Quindi servirà necessariamente nei prossimi capitoli un trigger che li porti da qualche parte. E allora mi sono chiesto: com'è la scacchiera attualmente? Che cosa sono? Dove sono posizionati i vari personaggi? E quindi ho creato questa mappa rudimentale. Perdonate se non è in scala, come diceva Doc Brown, ma ho fatto quello che ho potuto con i mezzi che avevo. E quindi ho creato questa mappettina che ora ci guardiamo insieme. Allora, questa è la sezione, la piccola sezione dove stanno adesso i nostri eroi. Qui in alto a sinistra c'è la Rosa dei Venti con i punti cardinali. Infatti nel North Blue in alto a sinistra, il West Blue in basso a destra. E chiaramente poi il Nord sta verso la nostra sinistra, il Sud verso la nostra destra, l'Est verso l'alto e l'Ovest verso il basso. Questa è la sezione in cui vediamo la fine della Grotta Maggiore, della Grand Line, dove sta ipoteticamente Laugh Tale. Infatti vediamo Lodestar come ultimo baluardo della rotta e poi abbiamo la collocazione dei nostri eroi. Vediamo Wano in basso con Law che si muove verso nord-est, come aveva prefigurato lì: ah sì, io vado verso nord-est, tranquillo e sereno. E verso nord-est ci sta Chinozu. E in mezzo c'è l'isola Whinner, dove si sta scontrando ora con Barba Nera. Infatti, vedete che Barba Nera si è mosso da Chinozu verso Whinner, dove ha incontrato Law a metà strada. Abbiamo Totoland in basso a sinistra, dove chiaramente Kuzan e Vanugger si sono mossi poi verso Chinozu con la catturata Pudding. Abbiamo Elbaf verso est, che è una delle rotte che si contendevano Ruffy e Kid, e poi giocandosela con la pagliuzza più lunga ha vinto Kid. Quindi Kid si sta dirigendo verso Elbaf, pur non sapendo che cosa ci fosse verso est, perché abbiamo visto nel capitolo 1071 lui arriva ed è stupito, non immaginava di ritrovarsi lì il quartier generale del popolo dei giganti. Mentre verso sud-est c'è Egghead, verso cui si è diretto Ruffy, e vicino a Egghead c'è il G14, dal quale si stanno muovendo adesso la Sword verso Egghead e Garp verso Acinosu. Quindi questa è, diciamo, la situazione attuale, con Law verso Acinosu, Kid verso Elbaf, Ruffy verso Egghead e chiaramente Barbanera che sta a Chinozu. Elbaf potrebbe essere un territorio del rosso, non lo sappiamo, e quindi Ruffy dovrà salpare da Egghead. Quindi, cosa potremmo prefigurare al momento? Il ritrovamento del quarto Road. Sicuramente il popolo dei giganti è un popolo che ha una storia molto antica. Gli anziani di oggi sono nati circa 300 anni fa. Pertanto i nonni degli anziani di oggi erano vivi durante il secolo vuoto. Questo vi fa capire come la trasmissione orale di determinate cose e faccende sia molto prossima alle generazioni attualmente in vita nel paese dei giganti. Quindi è facile che gli anziani di Elbaf possano anche conoscere la storia, una determinata parte della storia, una storia che noi non conosciamo perché ormai è cancellata, nascosta e quant'altro, però loro potrebbero tranquillamente conservare nella loro memoria questa storia nascosta. Quindi i giganti potrebbero anche avere il quarto Road, conservarlo da qualche parte. D'altronde, se non i giganti, chi potrebbe avere il quarto Road? La persona con la cicatrice di fuoco? I puntini in questo momento ci portano a pensare che questa persona possa essere Saul. Magari poi non lo sarà, questo non lo possiamo sapere al momento. Però è interessante che comunque i Mugiwara, che dovranno necessariamente, credo prima o poi, andare ad Acinosu, uno per salvare tutte le damigelle ormai in pericolo, Law, Kobe, ora Garp che sta andando là, vedremo che cosa succede. Due, comunque lo scontro con Barba Nera è inevitabile, quindi o si trovano a metà strada, e quindi la grande sfida tra le varie sezioni, varie fazioni, potrebbe essere proprio nel paese dei giganti, e
E se il paese dei giganti è addirittura un territorio del rosso, capite anche voi come tutte le situazioni si stanno unendo insieme. Pertanto Elbaf potrebbe effettivamente essere il futuro dei Mugiwara, perché comunque è in rotta, a meno che ci sia qualcosa in mezzo tra Heged ed Elbaf, a parte il G14 ovviamente, ma non penso che vadano dritti verso una base della marina, o c'è qualcosa di mezzo, non so se vanno direttamente all'Oddstar per sviarci un po' e poi scendono verso Elbaf, o altrimenti sembra naturale che i Mugiwara debbano andare in quella direzione. Il punto è adesso capire perché debbano andare lì. Potrebbe essere una richiesta di Vegapunk. Se Vegapunk partisse davvero con i Mugiwara, potrebbe chiedere loro di dirigersi verso Elbaf per appunto questo legame con i giganti che lui ha già stabilito. Lui ha già comunque creato un legame con Saul, che è andato chiaramente anni fa per poter studiare tutti i libri, e quindi potrebbe anche esserci un patto tra i due dove, se nel caso in cui Vegapunk si fosse sentito in pericolo di vita e quant'altro, poteva andare a rifugiarsi nel territorio dei giganti, che ad oggi sembra un territorio totalmente a sé stante, quindi non è affiliato al governo mondiale, isolato, e magari è anche territorio dell'imperatore Shanks. Diciamo che le carte per essere protetto ci sono, quindi avremo questo moto verso Elbaf dove i Mugiwara potrebbero anche incontrare Kid, e ricordiamo che Kid ha sconfitto Big Mom, e quindi nel momento in cui arriva ad Elbaf sanno quelli di Elbaf che è amico tra virgolette di Luffy perché ha sconfitto Kaido e Big Mom a Wano, e siccome ad Elbaf c'era un astio nei confronti di Big Mom per quanto accaduto 80 anni prima con l'uccisione dei giganti Jorl e Jarl, se vi ricordate, uno dei due se non mi ricordo qual era, diciamo che Kid potrebbe essere anche accolto come un eroe nel paese dei giganti, benché ci sia quest'astio tra Kid e il rosso. Quindi ci sono tutte queste piccolezze che si incastrano tra di loro che creano una storia molto particolare, quindi è anche difficile cercare di comprendere da che parte voglia andare Oda, perché ci sono in amicizia e amicizia cose dette e non dette, cose che influiscono sul comune pensiero di altri personaggi, cose che influiscono negativamente e anche positivamente. Lo che è contro Teach, quindi probabilmente verrà sconfitto e portato da Shinozu, quindi potrebbe anche essere che lo diventi una chiave di scambio per i Mugiwara, per qualche Rod, per qualche Calco, eccetera eccetera. Questo personaggio con la cicatrice di fuoco che sembra conoscere i Poneglyph, sembra conoscere i Rod Poneglyph. Ricordiamo cosa succede nel capitolo in cui ne parlano. Kid e Killer non hanno assolutamente idea di chi sia e di dove sta, però sanno che questo personaggio è collegato ai Poneglyph. Quindi anche lì, questo personaggio chi è? È Saul? È qualcun altro? Potrebbe stare ad Elbaf, potrebbe stare altrove, potrebbe centrare l'Oddstar, potrebbe centrare tante cose, non lo so. Quindi la cosa bella non è tanto il cercare di capire dove si debba andare, perché, per come, ma il fatto che non riusciamo attualmente a capire quale sia effettivamente la strada da percorrere. E finalmente, direi, finalmente, perché fino a Wano abbiamo avuto sempre la strada spianata, cioè arriviamo nel Nuovo Mondo, Punk Hazard, Dressrosa, Zoe, Whole Cake, Wano, c'era tutto già prefigurato, adesso è ignoto. Abbiamo più o meno le carte sul tavolo, però non sappiamo quale carta debba essere pescata, quindi per me è complicato dare la mia interpretazione dei fatti, nonostante comunque le carte siano lì. Vedremo che cosa succederà nel prossimo futuro. Ma ditemi voi cosa pensate del futuro di One Piece. Qual è la vostra idea? Dove andranno? Ad Elbaf? Ad Hachinosu? All'Oddstar? Ci sarà un'isola intermedia per, non so, modificare un po' ancora le carte in tavola? Non lo so, ditemi voi tutto quello che pensate riguardo il futuro della prossima stagione One Piece, quindi il 2023 e futuro, tanto ormai la settimana prossima tornano gli spoiler e tornano i capitoli, quindi poi riprendiamo la normale narrazione del manga. Detto ciò, io vi saluto, fate i bravi, divertitevi, sfogatevi e fatemi sapere la vostra. Ciao a tutti, ciao!